Primo era mio fratello del 13, Cesare, dopo Ioan, Carlo terzo e Giusto quarto. Cesare piaceva tanto, ci teneva tanto a sapere tutte le cose. Hanno fatto la guerra lì in Albania, poi li hanno trasportati in Grecia e sono rimasti là quasi 3 anni. Per venire a casa dovevano fare la richiesta di matrimonio. Allora lui mi ha scritto, mandato sulle carte, gli hanno dato il permesso di venire a casa e ci siamo sposati. Dopo, come è stato possibile, si è messo subito assieme ai partigiani. Lo cercavano i fascisti, sono venuti parecchie volte a casa nostra. Picchiavano la porta, picchiavano il muro. Inverno, nevicanti, non sprol. Al mezzogiorno erano venuti gli americani in paese. È stata una festa, si può dire, che alla sera uscivano. Non pensavano, sono americani, ma dietro ci sono ancora i tedeschi. E invece ho cominciato a suonare in piazza, a girare il paese. Tanto che erano venuti lì dei 4 ragazzi che erano nei partigiani e mio marito ci ha detto: non andate in giro e non fidatevi, andate a casa a dormire. Prima è stato nelle scuole che l'ha messo come guardia, poi è venuto a casa che era quasi mezzanotte, è venuto a letto. Dopo invece l'hanno chiamato, guarda Cesare che hanno preso il tale, si è messo le scarpe senza allacciarle, le braghe alla zuava non legate neanche quelle. E io ci ho detto non uscire, no, mi ha detto sta tranquilla che io non esco. Romolo, Giuseppe e l'altro l'hanno preso lì, distante, non so, 30 metri da casa mia. E mio marito, quando ho visto così, non è venuto dentro, magari con la rivoltella credeva di poter difendere quelli lì. Però quando ho visto quelli lì con tutti i mitre, non si è mosso. E ci hanno detto avanti. E io ho sentito che ha chiuso la porta e è andato. I tedeschi non si vedevano. C'erano solo in giro le 3 guardie che avevano mandato a scrutare il paese e che hanno preso anche suo fratello, perché anche lui stava uscendo di casa perché andava alle scuole. L'hanno preso col fucile, l'ho visto dopo dalla finestra, col fucile alla schiena sono andati in piazza e dalla piazza sono andati al ponte. Dopo sono venuti fuori tutti gli altri e ho visto che sono passati, saranno stati in 150 gli altri, e quei 4 lì, 5 lì che avevano erano schierati davanti e loro tutti con i mitra. Quando sentivano aprire le finestre, sparavano dentro. Cesare, quando è arrivato al ponte, ha visto suo fratello con le mani nei capelli, ci ha detto: mamma Carlo, adesso ci ammazzano tutti, la mamma muore stavolta. Sul ponte li hanno schierati seduti sulla spalla del ponte. Carlo ha detto a mio marito, perché sapeva che era capace di nuotare, buttiamoci nell'acqua. E allora si sono buttati giù. Cesare si è messo subito a nuotare, invece mio fratello Carlo le ha detto: no, fa quello che faccio io. Carlo, non sapendo nuotare, si è fermato sotto il ponte e ogni tanto andava dentro con la testa a nascondersi. Invece mio marito nuotava, loro con la luce che c'era della luna e i flash che avevano loro, hanno visto dove si muoveva l'acqua e è stato preso in teppore. Buco qui che veniva fuori di qui e una gamba tutta mitragliata. 2 li hanno ammazzati sul ponte, quella notte lì era un inferno. Hanno tratto giù nel fiume un mare di bombe che non si capiva più niente. Alla mattina veri la porta, vieni mio fratello Carlo, quelli tutti tutto bagnato, e poi c'è Cesare. Quando sono arrivati Carlo, Giosuè,
Speravo che in qualche posto si fosse nascosto. Cerca di qua, cerca di là, non lo trovavo nessuna parte. Dopo ci hanno detto di mettere giù una cosa di legno con sulla candelina della Madonna a Cerriola. Si fermava sempre lì, ma non lo trovavamo mai. Dopo è stato uno che andava a pescare. Ha visto un bottone, ha preso il bottone e gli è venuto in mano il portafoglio. Hanno tirato via un mare di sabbia e insabbiato. Stato 45 giorni nell'acqua. Ma sono giorni. Vorrei farmi venire in mente. Quando sento nominare la guerra, penso sempre che è stata la rovina della mia famiglia. Dopo volevano ammazzare i tedeschi che c'erano nelle scuole perché hanno ammazzato mio fratello. E la mia mamma le ha detto, non macchiarti le mani, perché anche loro sono soldati mandati come voi. E ha salvato i tedeschi.